Ciao a tutti e benvenuti a questa premiere italiana di Resident Evil Raccoon Fai City vedere la a scatola. cura dei Topic Hunter, Ricevuto, gioco che ci è testa stato dato da fidati. provare da qualche giorno in questa scatola, che non unboxeremo qui, ma che unboxeremo nella diretta che facciamo stasera alle 9. Unboxer. Unboxeremo nella diretta che facciamo stasera alle 9 su Ustream, trovate il link nelle descrizioni, Voi quindi faremo dovete essere una la nuova partita squadra tecnica. multiplayer online di Raccoon City. Specifica che non ci saranno Non scene ci porno, saranno noi scene tre, porno, però. forse. Quindi potete vederla stasera Sempre, sempre, e ci sarà anche ovvio. l'unboxing di questa fantastica scatola. Non avete idea di quello che contiene. Lo so che adesso molti dei nostri assidui telespettatori diranno: ma chi cazzo è questo? Questo è Mazza da baseball, È il il più nostro fotografo importante. videomaker che per la prima volta compare una È il più recensione. importante. Grazie, grazie. Perché è quello che si è Avete scimmiato di più con sentito? il gioco, che lo ha Abbiamo. giocato di più. È Quindi vero. partiamo subito. Che cos'è sta roba? Punto 1. Non Allora, c'è nessun cinese che lo avrebbe voluto. partiamo. Resident Evil Raccoon City, spin-off della saga, il primo spin-off action, perché è puramente action, come diremo dopo. Ricordiamo che è un survival horror, In quindi questo non questo c'entra non niente. lo è più, non è più un survival horror, quindi gli amanti della saga che vogliono il gioco così come l'hanno sempre visto qua Aspettano il 6. aspettano il 6, perché qua Precisiamo che il 6 è un survival horror, sì, con i controcazzi. ma ne parleremo nel futuro. Però Non ci sarà più da ammazzare i neri 1 e 5, brasiliano. Così Cavolini almeno esiste una il Moige ci fa il culo. Niente, quindi survival horror no, action game tattico, Sì. sì, principalmente multiplayer, anzi questo gioco è stato fatto per il multiplayer. È uno spin-off, come abbiamo detto, ambientato nel 98, quindi a cavallo tra l'episodio 2 e l'episodio 3, a Raccoon City, come dice il stesso. Non stiamo a menarvela troppo sulla storia e sul perché, per come, perché già avrete visto molto, ma si fanno gli Umbrella nell'avventura, quindi La squadra Delta. sia questa squadra Delta degli UBCS, in particolare l'USS, squadra di sicurezza, Niente, ricordi tu. che mi ricordo tutto e sto dicendo mucchio di cazzate, No, non è ma fa vero, ti sto niente. controllando io. Faccio lo Bravo, scemo, ma ti controllo. e ci sono sei personaggi giocabili, quindi sei personaggi giocabili con sei caratteristiche, sei classi differenti, quindi assalto, 12 personaggi Dai nomi per a noi. femmine, d'altronde c'è il capo che si chiama Lupo, ma è una donna. Perché 6 sono Umbrella che si possono usare, e 6 sono Special Ops, che sono questa squadra americana che viene a cercarti. Perché la trama qual è? Stupidaggine estrema, cioè metti che uno non sa neanche cosa sia Resident Evil, adesso sente, potete usare Che 6 cazzo è Umbrella che non sa e Resident pensa Evil? un gioco di pioggia, come sempre. Va bene, tutti sanno cos'è Resident Me Evil, lo auguro. altrimenti andate via da questo canale subito. No, beh, poverini, magari Non rompere il gente cazzo, che ha cioè già gente che non sa cos'è un Resident Evil non viene nel nostro canale a rompere i coglioni. Scusasse. C'è il video l'altro con Scusasse. quello di Hasbro, andate a vedere quello che ha 142 Esatto. visualizzazioni. Niente, comunque, link è qua. Non è vero, non ce n'è. Allora, se qualcuno adesso sta cercando di dargli dategli retta fra 5 secondi. 1, 2, 3, 4, 5. Spin-off, come abbiamo detto, nel 98 si fanno gli Umbrella, l'obiettivo della missione è distruggere ogni tipo di dato o prova o testimone che riporti all'incidente dell'Umbrella Raccoon City. Ecco, la cosa figa è che noi incontriamo diversi nemici all'interno dello svolgersi di queste azioni, tra cui un uomo bellissimo, Che è Leon. qualcuno se lo ricorda. Che è Leon, ma non solo, quindi troveremo vari protagonisti, mostri già visti come Tyrant, Lickers, E soprattutto il mitico William Birkin, e poi anche il con Nemesis. l'occhio qua. E niente, dovremo avanzare all'interno della Raccoon City infettata dagli zombie, quindi avremo due problemi nel gioco, gli zombie e le Special Ops americane che tenteranno di farci secchi. Questo per quanto riguarda il single player, non c'è molto da aggiungere, è un gioco tattico con diversi personaggi, si usa un solo personaggio, si va avanti nella storia. Io preciserei subito il fatto che questo gioco è da giocare insieme ad altre Sì, anche perché il gioco è stato totalmente calibrato su persone. Cioè, il due player. gioco, ovvio, uno se vuole si può fare anche la campagna da solo, però perde. Sì, Cioè, sì, sì. va fatto insieme ad altre persone. L'ideale sarebbe giocare in quattro giocatori, ognuno a casa sua, con la bella cuffia e il Sì. microfonazzo, e si gioca Si bene. gioca a squadre di 4, quindi 4 contro 4 è il massimo. Dicevo, è totalmente online perché, come scoprirete giocandoci, tutti i progressi fatti, anche se giocate in single player nella campagna,
sono gli, cioè vengono riportati nel multiplayer e viceversa, quindi le classi che sono 6 disponibili, quando voi le giocate salirete di esperienza, come vedrete, vedremo dopo. Con l'esperienza poi comprate i vari abilità che potete usare sempre, cioè il vostro profilo per quella classe rimarrà sempre quello. Portachiavi di topicante. Tazze di topicante. Perché? Bene, direi che sul single player, sulla campagna, non stiamo a dire altro, non stiamo a spoilerarvi. Vi diciamo solo che inizia con Hank come caposquadra e con Irkin che spacca tutto. Ricordo anche un'altra cosa, dato che... No... Perché? Ho perso l'inquadratura. Ma che cazzo te ne frega? Vorrei ricordare un'altra cosa. Dato che noi non veniamo pagati, a chi interessa un bagaglio, assieme vendo. Adesso possiamo parlare di cose serie. Dopo voi non avete visto, ma c'è stato 10 minuti di cazzate. Roberto, che si è spoppato tutto il giro, ci parlerà del multiplayer online di Raccoon City, che è il gioco di per sé è il multiplayer online. Ok, allora, multiplayer, è un attimino da capire come funziona tutto quanto, bella la tua testolina. Ci sono 4 modalità di gioco, attacco a squadre, biohazard, sopravvissuti, eroi e quella che le accomuna tutte. Sì, che te le scegli a caso. Sì, casuale, perché mi gratta anch'io adesso. Oh, ma secondo me questo c'è il pinocchio. Sono le pulci dei topi. Io lavoro con un capo che non mi paga e mi trasmette pure il pinocchio. Cerchiamo giovani che hanno voglia di recensire al posto di vecchi terroni. Io non sono vecchio, sono terrone sì, ma non sono vecchio. Ma prego Roberto, parlaci. Allora, partiamo dalla prima modalità che è l'attacco a squadre. Principalmente un deathmatch a squadre classico, però la cosa divertente di questo gioco, che non si è mai vista in nessun altro gioco, è che oltre ad avere la squadra avversaria da combattere, abbiamo anche i zombie vari che si presentano. E non solo zombie. E anche Hunter, Lickers, Tyrant. Che uccisi questi zombie più grandi daranno esperienza pure loro, quelli più piccoli un po' meno. Roberto ci stava spiegando che il multiplayer online ha tante caratteristiche, ma non abbiamo detto la cosa più importante, cioè Roberto, che il multiplayer online si basa tutto sull'esperienza, spiegaci perché. Allora, questo gioco si basa molto sull'esperienza, per cui in base agli obiettivi guadagnerete diverse esperienze come tutti gli altri giochi, però cosa fondamentale, l'esperienza che voi acquisirete la potrete utilizzare per acquistare abilità, armi, equipaggiamenti e tutto il resto. Ora, le abilità variano da personaggio a personaggio, per quelle 6 classi, diciamo, potete personalizzarle più o meno come volete. Ci sono abilità attive, per cui potrete sceglierne solamente una fra le 3 scegliibili, opzionabili. Ogni classe ha le sue abilità uniche. Beh, se non ricordo male, fra i fan di Resident Evil non c'è nessun profilo italiano, per cui possiamo parlare alla cazzo di cane. Per cui abilità attive e abilità passive. Abilità passive saranno sempre presenti durante la vostra partita di gioco, mentre quelle attive dovrete attivarle voi tramite un comando speciale e variano da diventare invisibili, camuffarsi. Esatto. Quindi ogni classe ha la sua abilità. Nemici oppure proiettili incendiari. Controllare zombie. Quindi oltre al fatto degli zombie che ci sono altre due caratteristiche molto fighe. Il fatto che puoi cominciare a sanguinare? Sì, quando sanguini attirerai i zombie. Attiri i Crimson Head. Attiri di tutto. Sì, Crimson Head, ma anche gli altri. E puoi diventare uno zombie. Cioè, se vieni infettato e non trovi una cura, perché nel gioco troverai come equip quelle base, diciamo, di Resident Evil di sempre, quindi la piantina per curarti, lo spray, la granata. C'è anche il... per curarti la granata. Certo, la metti in bocca e aspetti di guarire. C'è anche l'antivirale, che una volta che si viene infettati, lentamente si comincerà ad ammalarsi sempre di più, finché non si muore e si vedrà il proprio personaggio nell'ultima immagine del gioco. Che non diventa più controllabile. Che diventa uno zombie, non è più controllabile, attacca a caso la prima persona che incontra. Amici nemici, questa è un'altra cosa molto carina e unica di questo gioco. Allora, abbiamo detto l'attacco a squadra. Bello. L'attacco a squadra, vabbè, deathmatch. Un deathmatch è esperienza, chi fa più esperienza vince. Sì, più uccisioni. Sì. Chiaramente le uccisioni degli zombie valgono di meno delle uccisioni dei nemici. Quindi sono l'obiettivo. Vabbè, giusto. I nemici sono sui 75 punti esperienza uccisione e gli zombie normali 10. A meno che non butti giù il Tyrant e lì. Il Tyrant sono 225 punti. E infatti si fa a gara chi lo butta giù. Tutti a puntare alla testa, non che si fa. C'è questa cosa del headshot anche che è interessante. Sì, il headshot aiuta molto.
giustamente. Cioè. Diciamo che iniziando a giocare ne abbiamo avuto l'impressione che fosse che non esistesse, che fosse male calibrato la vita dei propri nemici. No, perché durante la campagna, se tu spari comunque i soldati in testa, cioè, sì, non gli togli tanto la di campagna più. No, invece in online un headshot vale molto e lo fanno, a differenza dei colpi sul busto che invece non tolgono tanto, quindi bisogna scaricare un po' il caricatore quando si spara sul busto, se si riesce ad andare in testa, sì, si uccide quasi subito. Giocare di sparate, granate, schivate, queste cose non è immediata l'uccisione. No, assolutamente. Diciamo modalità sopravvissuto. Sopravvissuto, niente, deathmatch a squadre, solito, sempre soliti zombie, però qual è l'obiettivo di questa modalità? Sopravvivere. In pratica ogni volta non che... Non l'hai mai detto. Ogni volta che si muore, con il respawn ci impiegherà sempre più secondi. Ma tutto questo perché? Perché questa penalità? Perché? Perché? Perché questa penalità? Perché c'è un elicottero. C'è un elicottero che a fine partita arriverà e salverà solamente 4 partecipanti alla partita su 8. Tranne ci sono anche delle scelte divertenti perché non salva i meridionali. Ti si mette giù una scheda e dici "Ah, basta! Dai, scendi giù!" Allora, Perro! Non ti salvo! Non ti salvo! Bloopers! Cioè, molto steampunk, tra l'altro. Sì, sì, sì. Decisamente steampunk. Gli Umbrella sono steampunk. Anche molto steampunk. Vabbè, direi che niente, ci sta l'elicottero che arriva, tira su. Niente, tira su solamente 4. L'obiettivo è salvare i 4 della tua squadra. Ovviamente, se ne sa più salvi i componenti della tua squadra, più punti otterrai a fine partita. Esperienza. Poi, invece, c'è la Biohazard come modalità di gioco, che è molto. Una bandiera, un cacciabandiera classica, quindi ci sono dei campioni da raccogliere nella mappa, bisogna riportare la propria base. Campione di virus G. E infine l'ultima modalità disponibile è quella degli eroi, in cui oltre a tutto questo discorso fatto finora si potranno anche utilizzare in alcuni momenti gli eroi, quindi diciamo i protagonisti più importanti della fase della, iniziale, della, tu inizierai con scegliendo un eroe a testa, per cui tra i più personaggi più famosi e più importanti. Sì, c'è Leon, per esempio, c'è Hank, c'è eccetera eccetera. Li vedrete anche, sì, questi tanti, molto fighi. Molto fighi. Una volta morto l'eroe ovviamente ha molta più vita. Una volta morto l'eroe ritorni dentro con uno della squadra, sì, o Delta o le speciali. È come usare un boss perché praticamente ha una vita, sì, molto, sì, molto lunga. E chi conserva più eroi, comunque quando tutti gli eroi della squadra avversaria defungono, è finita la partita. Finisce la partita e gli altri vincono. Molto bene, abbiamo finito le varie modalità di gioco. Ora, no. Io vorrei parlare dei capelli di William Birkin. Perché poi quando... Io non vi dico niente. Quando vedrete William Birkin, cioè, riderete come dei matti. Ma non per il personaggio in sé, perché è bellissimo il personaggio. Cioè, è un simbolo di Resident Evil. Ma i capelli. Bellissimi. Non vi dico neanche come sono. Basta, ho detto comunque. Tutto. Niente, la grafica anche è molto bella. Adesso voi non la state vedendo al top perché il nostro è finito HD. Però la grafica... Finito HD. Perché si vede... La grafica non è male, oserei dire, fatta bene, non ha difetti, almeno non ho visto grossi difetti grafici. Ma no, perché alla fine per uno sparatutto va strabene. È discreta. Ci sono, secondo me, alcuni difetti nella gestione del combattimento corpo a corpo, per quanto riguarda l'online soprattutto, perché è molto confusionario. Quindi quello secondo me è una cosa che andrebbe rivista. Altri difetti del gioco... Contando che è un primo esperimento è un'ottima cosa. Sì, non ha, ripeto, ha delle piccole cose che tu dici cazzo, però questa cosa potrebbero sistemarla in un altro modo, quindi magari la gestione del tiro delle granate non è al top. Ma non è che Resident Evil ha mai avuto una grande gestione del gioco. Comunque c'è da dire che questo sparatutto è stato sviluppato dagli sviluppatori di Socom. Anche dagli sviluppatori di Socom, sì. Quindi che sicuramente l'ha messo sulla parte tattica. La cosa bella del gioco è che tu non puoi usare un'altra classe usata da un tuo compagno di squadra. Sì, quindi solo uno può usare quella classe. Il primo che scegli. Prendere il gioco più vario. Esatto. Cioè per non fare 4 assaltatori, esatto, sì, contro anche 4 scienziati. Invece, sì, altra cosa, prima parlavamo dei difetti. Scusami, questo... aiuta molto, cioè spinge molto a giocare in, esatto, cooperativa con altri, sì, giocatori. Beh, comunque io rafforzerei l'idea che è un gioco da giocare. Sì, il gioco stesso consiglia di usare il microfono, per esempio, per giocare, perché in un gioco dove si gioca 4 contro 4 la tattica di gioco sicuramente influisce molto. Cioè non stiamo parlando di un massimo multiplayer come Battlefield o come COD in cui si gioca in tanti, quindi difficilmente si gioca in squadra.
Qui si gioca 4 contro 4. Cosa molto positiva secondo me è le mappe, se sono della dimensione giusta. No, ma poi sono belle. Né troppo grosse né troppo piccole. Bene. Non sono tantissime. Ci sono anche dei punti per cecchinare. Sì, però devo dire che sono fatte giuste per un 8, un party di 8 persone che giocano. Poi non si sclera neanche troppo per cercare le munizioni. Cioè, no, esatto. Non ci sono né troppe né troppo poche. Sì, sì, è abbastanza calibrato da questo punto di vista. Quindi sicuramente è un gioco molto di tattica. Quindi capire che tu magari stai sparando uno e dietro un zombie che ti sta per muovere il culo. Muoverti insieme ai tuoi compagni, quindi c'è quello che può far esplodere, quello che diventa invisibile e gira, quello che manda lo zombie, eccetera, eccetera, eccetera. La figata che poi parlando al microfono uno dice esatto. Tu vai sopra il tetto. Poi sono tutti americani qua. Pro, quindi non ci crede nessuno, però vabbè. Non giocherete con i giapponesi, ci sarà da ridere. Sì, no, non ci voglio neanche pensare. E niente, direi che abbiamo detto più o meno tutto quello che c'era da dire su Resident Evil Raccoon City. Tanto cazzeggeremo ancora alle 9, quindi speriamo che sarete dei nostri... Ah, per la diretta. Qua ci siamo tutti seri, siamo tenuti molto seri. Almeno ci abbiamo provato. Niente, questo è tutto. Ci vediamo dopo, se rimanete con noi. Vi amo muore. Mancava. Non dimenticate. Adesso sei veramente una persona seria. Basta. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace se vi è piaciuto l'intervento di The Photographer. Ah giusto, perché dobbiamo capire se sì, se no allora se assunto meno. E se vi piace la tornare indietro la se vi piace la maglietta, cliccate qua per lo shop online. Quanto costava 6 euro? No, costa 50 euro.